però, ma solo per i precari, perché continuiamo a dividerli le lavoratrici e i lavoratori. Dividiamoli dagli educatori, dalle studentesse, dagli studenti. Continuiamo a prestare fianco a chi da 30 anni continua a dividere il fronte del lavoro, perché divisi è più semplice gestirci. E invece oggi l'abbiamo portata a casa. Io voglio ringraziare le lavoratrici e i lavoratori del coordinamento, perché veramente la mattina si andava a lavorare, il pomeriggio e la sera si preparava lo sciopero generale della scuola. Quello vero! Ringrazio, è doveroso ringraziare anche i sindacati di base, gli unici che ci hanno creduto, gli unici e non tutti. Ringrazio la DL Covas, l'UDI, la CUB, l'SGB, grazie, siamo certi che oggi è solamente l'inizio ed è per questo che siamo entrati in statale dopo tanti anni in corteo e anche questa è una gran bella soddisfazione. Lo abbiamo detto e lo riconfermiamo, oggi era solamente un momento, è solamente l'inizio ed è per questo che vogliamo cedere il megafono, in particolar modo alle educatrici, agli educatori, agli insegnanti di ruolo che purtroppo, anche se non precari, continuano ad essere umiliati da contratti poveri e punitivi che ci mettono in competizione l'uno contro l'altro. Andiamo avanti! L'Italia è il paese della cultura, dell'arte e siamo i più bassi dal punto di vista economico. Siamo Dante Alighieri, siamo Michelangelo, Leonardo da Vinci. Siamo noi, dobbiamo essere grandi. Siamo la cultura, noi italiani, Dante, Petrarca, Leonardo, Boccaccio, Michelangelo. Noi, la cultura, noi pretendiamo un salario più dignitoso.